Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Siamo qui io e Davide. Buongiorno. E beh, se una settimana fa vi abbiamo presentato la ristampa dei deck leggendari di Yugi numero 1 in uscita il 27 maggio, Konami con questa release ha voluto un attimino anticipare i tempi, perché sarà proprio un giugno divino, giusto Davide? Posso dirti che è bellissimo lavorare così, non dobbiamo impegnarci, le robe si vendono da sole, perché sì? Quindi dici cosa c'è dentro e vende. Signori, il 10 giugno usciranno i deck Divinità Egizia di Slifer e Obelisk. Riprendendo un po' la moda dell'anno scorso, dove sono usciti più o meno nello stesso periodo, invece quelle delle bestie sacre. Esattamente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Più o meno si può fare anche così, perché cosa vuoi dire per convincere i duellanti a comprare il mazzo di Obelisk e il mazzo Slifer? Che intanto io mi sono vestito appositamente in rosso e in blu, come il Cagliari e il Catania? Sì, povero Catania, una volta era in Serie A anche. Ok, ultimamente gli è andata un po' male. Però l'abbiamo già detto e poi abbiamo fatto finta di chiudere il video. In realtà il 10 giugno usciranno i deck Divinità Egizia con Slifer e Obelisk. Non saranno i soli signori negozianti, ma anche clienti, amici e utenti all'ascolto. Esatto. Sempre il 10 giugno usciranno gli accessori delle divinità egizie. Sì, se volete completamente divinizzarvi potete fare un all-in-one del Structure Deck, tappetino, deck box, sleeve e... Davide, poi velocemente li fai passare in carrellata su magari come immagine. Ma serve che li facciamo vedere? Secondo me dovrebbero comprarli ad occhi chiusi. Se volete preordinarli, utenti finali, andate sul nostro web shop thekingofgames.eu, EU come Europa, e li trovate disponibili al preordine. Questa roba che prendete è un investimento sicuro. Esattamente. Proprio senza se, senza ma. Ma un altro investimento sicuro sono i deck Divinità Egizia. Sono due. Sì. Saranno presentati chiaramente nella stessa scatola. E un po' come il deck dinosauro in macchina, per capirci. E sostanzialmente saranno due tipi. La prima domanda che sicuramente nei commenti ci troveremo, a parte dove posso acquistare il mazzo su thekingofgames.eu, se te la fanno vuol dire che non hanno guardato il video. È vero ragazzi, guardate il video oltre alla descrizione, vi prego. Oltre a questo, la prima domanda che verrà fatta sarà: dov'è Slifer? Dov'è Ra? Perché non c'era i duellanti leggendari 7. Detto fatto, bravissimo Davide, mi hai tolto le parole di bocca. Non abbiamo preparato il video, quindi parliamo proprio sul pezzo. E praticamente Ra è stato già ampiamente supportato nell'espansione Duellanti Leggendari Rabbia di Ra, che trovate sempre sul web shop. Ti direi che un'intera espansione dedicata a Ra penso possa bastare, non serve un altro strutto. Esattamente, senza contare che trovate anche altro. Comunque c'è Ra principalmente come protagonista con Marik davanti, quindi non ci si sbaglia, lo trovate anche Ghost. Fra parentesi, negozianti... Ma Marico il drago trovano Ghost. Trovano tutti e due Ghost. Ah, okay. Sarebbe figo fare la carta duellante più bestia. E anche quella la trovate ancora disponibile. La trovate anche negozianti, se volete fare un ordine di Rabbia di Ra prima che finisca de novo, perché è stata stampata due volte. Sì. Prima edizione Unlimited. Lo trovate anche nel... Però penso Digital Bros. Penso la troveranno solo Unlimited. La troveranno solo Unlimited. Ricordo che la prima edizione finì ancora prima dell'uscita. Esatto, se volete la prima edizione invece potete trovare la Ghost sia in prima edizione che Unlimited, se avete fortuna. Se ne trova una ogni 12, la trovate anche sul nostro webshop. Vabbè, basta le marchette direi. Detto questo vi direi, avete sempre sognato di fare un mazzo dedicato al Obelisco del Tiranno? Avete sempre sognato di fare un mazzo dedicato a Slifer e il Drago del Cielo? Mi sembra che il supporto più forte sia per quello per Obelisco. Sì. Quindi i fan di Slifer potrebbero un attimino piangere, ma non è mai neanche Slifer, dai. Esatto, senza contare che i mazzi saranno esattamente come dice la presentazione in inglese, che al momento non c'è in italiano ufficiale chiaramente. I mazzi diranno sostanzialmente ci sarà un grande
fermento nell'evocazione delle divinità egizie, sì, che sono incluse in ogni mazzo. Chiaramente i supporti che vengono portati puntano a farvi evocare più facilmente Obelisco del Tiranno, Esalfe del Drago del Cielo, anche perché se dovessimo sottostare alle condizioni di evocazione originali, mamma mia, penso, ciao, che... sì, insomma, arrivederci, in quanto abbiamo già finito il duello. In quanto a lentezza siamo lì più o meno. Detto... però questi, sì, mazzi, come dice la scheda di produzione del prodotto, la scheda informativa, sostanzialmente avvantaggeranno tantissimo l'evocazione delle due bestie. Life, sì, esattamente. Quello sostanzialmente è l'obiettivo principale, perché comunque per i loro effetti restano molto interessanti anche per l'attualità. È chiaro che vanno un attimino velocizzati, perché il gioco è un attimino cambiato, quindi assolutamente sì, bisogna adattarli, ecco. Ogni deck conterrà 4 carte ultra rare, 4 carte super rare, quindi 8 carte foil, fantastico, bellissimo, quando ne mettono tante va sempre piacere, perché ultimamente hanno preso quel vizio positivo. 32 carte comuni e un game mat da una parte e dall'altra parte la guida del duellante per consigli su come potenziare queste tematiche. Ma veniamo alle carte che sono state spoilerate nella scheda informativa. Mm-hmm. Queste carte provengono nell'edizione originale dal Egyptian God Box. In giapponese, che purtroppo... Ma perché non abbiamo nomi così fighi anche di qua? Perché dobbiamo avere un box di divinità G. Konami, adesso ti conosciamo, stampate anche i God Box. No, dategli dei nomi così antisonanti anche da noi, no? Esatto, no, dai, in realtà i nomi fighi ci sono anche qui. Però, allora, qui ci vengono proposti in modo un po' più, direi, accessibile. Qui, oltretutto, una cosa particolare, nella scatola non c'è scritto Structure Deck, ma nel sito, in tipo prodotto, c'è scritto Structure Deck. Io qui leggo solo Egyptian God Deck, c'è solo l'immagine in inglese. Sì, sì, è vero, chissà. Probabilmente intendono che è del filotto degli Structure, ma intendono cambiargli un attimino nome. Sì, abbiamo fatto, ve lo dico sinceramente, abbiamo fatto un'intro molto lunga, perché le informazioni al momento, essendo che è un prodotto che esce a giugno, sono poche. Però avete tempo fino al 8 di marzo per preordinare, l'8 marzo compreso, per preordinare questi prodotti se siete dei negozianti. Se non preordinate questo, penso potete rinunciare a preordinare qualsiasi altra cosa. Cioè, se queste c'è scritto preordinami sopra. Senza contare, sì, metteremo l'immagine scritto preordinami, senza contare che il 24 giugno, e qui faremo un altro video a parte sperando che escano altre informazioni, farà uscire un'altra espansione a pieno supporto di questi mazzi e degli accessori che usciranno insieme ai mazzi. Quindi espansione dedicata completamente alle divinità egizie. Adesso parleremo dei mazzi, perché su King's Court, la nuova bustina Corte del Re, faremo un video a parte. Sarà il classico special booster come Toon Chaos, per capirci. Quindi mi immagino già che collector direi ci hanno preso gusto. Le collector, non so, spariamo le tre divinità egizie, potrebbero esserci come collector? Secondo me sì. Secondo me solo Ra. Mamma mia, bisogna per vedere, non ritmo. Abbiamo info, però ci saranno 15 collector, 6 rare in ogni perché busta e una foil. Non si sa perché Obelisk e Slifer hanno qualcosina in meno di Ra, non si sa perché, forse piace, Ra è quello che piace di più ai fan per sì, motivi probabilmente. Di anime. Potete già preordinare anche questa, ma parleremo di King's Court, Corte del Re, in un video apposito. E comunque ribadisco, secondo me il supporto più forte anche rispetto a Ra è quello per Obelisk. Sì, sì, adesso andiamo a vederli, anche perché... noi vi abbiamo detto di King's Court unicamente per farvi capire che questo non è un progetto stand alone sulle carte divinità egizie, è un progetto che sembra ben strutturato con delle uscite apposite. Quindi, hanno fatto i primi esperimenti con le bestie sacre l'anno scorso e adesso parte, esatto, il trend. Esatto, esatto. Quindi in sostanza andiamo a spoilerare, andiamo a vedere cosa c'è in questo le carte inedite, ecco, che originariamente sono uscite in Giappone, come già detto, siamo inedite da noi, sì, inedite in TCG, sono uscite nel Egyptian God Deck God Box. Beh, ce n'è una che fa, diciamo, beh, fa Soul da scuola. Soul Crossing penso piacerà molto a chi ha giocato Monarca in passato. Di effetti.
Vai, dillo, perché io ho parlato troppo. Traduco dall'inglese, quindi se mi inchiodo un attimo è perché sto traducendo. Ti aiuto io. Durante la main phase, dopo, immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, tributa un mostro, evoca tramite tributo un mostro bestia divinità. Sì, divinità bestia, sì. Quando lo fai, puoi anche tributare un mostro che controlla il tuo avversario, anche se non hai tu il possesso. Si evoca tramite tributo un mostro divinità bestia. Quando lo fai, puoi anche evocare tramite tributo un mostro che puoi anche tributare un mostro che il tuo avversario controlla. Per l'evocazione, presumo. Sì. Ma se lo fai fino alla fine del prossimo turno, dopo che questa carta si è risolta, puoi attivare solo un effetto o una carta per turno, oltre agli effetti dei mostri di bestia divinità. Puoi attivare solo un effetto di Soul Crossing per turno. Spettacolo. Puoi attivare solo una Soul Crossing per turno. Spettacolo, questa carta la trovate sia nel mazzo Slifer che nel mazzo Obelisk. Posso dirlo? È Tempesta Avanzata delle Divinità Egizie. Delle Divinità Egizie. Cioè, spesso potrebbero usare quel nome lì. Assolutamente sì. Vabbè, ma non sarà la sola carta somigliare ad altre carte già esistenti, ma secondo noi è un po' più forte. Ma vuoi non vuoi tenertela per ultima questa? Sì, sì. Passiamo prima all'altra che è per entrambi i mazzi, ovvero Thunder Force Attack, l'ultima. Soul Crossing comunque è una magia rapida e tutte le carte comunque bene o male sono carte davvero forti che sono magie Abbiamo rapide. Abbiamo tre magie rapide e una contrappola continua. Sì, per il momento conosciamo queste. L'ultima, prego. Abbiamo il Thunder Force Attack. Questa è per Slifer, ragazzi. Chi non conosce l'attacco di Slifer, non ha mai visto Yu-Gi-Oh! Lo vedete su Netflix. Avevo appena detto, voglio fare quella per entrambi i mazzi. Infatti, ho preso quella di Slifer. Ok, a posto. Vai, Thunder Force Attack. Magia rapida. L'effetto e l'attivazione di questa carta non possono essere negati. E direi, partiamo già benissimo. Se controlli un mostro, il cui nome originale è Slifer e il Drago dei Cieli. Distruggi tanti mostri scoperti sul terreno del tuo avversario, che controlla in questo momento, quanti possibili. Poi, se questa carta è stata attivata durante la tua main phase, puoi pescare carte allo stesso numero dei mostri distrutti e mandati al cimitero da questo effetto. Ma puoi attaccare con un solo mostro in questo turno, puoi attivare una sola Thunder Force Attack per turno. Si sposa perfettamente con Slifer. Carta simpatica, diciamoci, qua ci vedo abbastanza però escamotage per uscirne. Ecco. Sì, considerate che Slifer comunque aumenta i suoi punti di attacco in base al numero di carte che ha in mano, quindi questa carta cioè sostanzialmente lo agevola. Diciamo che però per la butto lì, c'è un macrocosmo attivo. Vabbè, ma il volo fermo, macrocosmo, a meno che non cambi con la lista. No, ma ci sono mostri che hanno rispetto macrocosmo, quindi per dirne uno. Va bene, Thunder Force Attack, ok. Diciamo che bellissima perché ha un'immagine stupenda. Sì. Poi Davide ci metterà tutte queste immagini, ma non servono, fidatevi. Cioè, potete andare a Possiamo dire che c'è Slifer nell'artwork? Sì, ecco. Sì, che attacca. Che attacca. Che lancia la sfera, sì. E poi c'è... Passiamo ad Absolute Divinity Beast, che era quella a cui pensavo prima. La divinità bestia assoluta. Che è una trappola continua, questa è l'unica trappola continua delle quattro. Quando un mostro del tuo avversario dichiara un attacco, puoi scartare una magia o trappola, quindi bersagliare un mostro bestia divinità nel tuo cimitero, evocalo specialmente in posizione di difesa, quindi cambia il target dell'attacco su di esso. Buono. Durante la end phase, se controlli un mostro bestia divinità, puoi distruggere tutte le carte scoperte che controlla il tuo avversario che abbiano attivato il loro effetto sul terreno in questo turno. You can only use, puoi usare solo un effetto, ogni effetto di The Absolute Divinity Beast once per turn. Perfetto. Bella. Rimane in campo, non è male. Campo. È debole a Turbini Gemelli, a Tifone Spaziale Mistico. A Discepoli della Vera Draco Fenice. Sì, va bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro tematico? True Draco Heritage, non mi ricordo il nome in italiano, mi sfugge un attimo, cioè in inglese. Perdoniamo. È forte, sì, è un po' fragile, la vedo un po' fragile, però sì, nel momento in cui per errore resta sul terreno è una bella rogna. Diciamo che se la difendete è un buon partito. Sì, sì, sì. Bene. Però questa è la più forte. Pugno... La lascio a te che sei il capo della più forte. Nel film di Yu-Gi-Oh! Noi Fist of Fate l'abbiamo tradotto come Pugno del Destino, che è l'esatta traduzione. O meglio, ce ne sono state tante nel cartone animato di Yu-Gi-Oh!
per il pugno, per l'attacco, so che questa è lore che piace a chi guarda il cartone animato. Ci sono state tante traduzioni diverse di Fist of Fate. Pugno del destino, secondo me, è la cosa migliore. Sì, letterale. Pugno del fato è un po' più, sai, un po' più fatina. Pugno del destino è meglio. Che è comunque una delle traduzioni, quella più utilizzata, credo, nel cartone animato, che abbiamo fatto uno studio per il film di The Dark Side of Dimensions, dove abbiamo curato il doppiaggio italiano insieme a CD Cine Dubbing a Roma nel 2016. E Fist of Fate è la magia dell'attacco di Obelisk ed è fortissima, lo sapevo, è una bomba, perché vi ricorderà, adesso ve la leggo, vi sembrerà un'altra carta. Allora, se controlli un mostro il cui il nome originale è Obelisk il Tormentatore, apro parentesi, Obelisk il Tormentatore è il nome ufficiale di Obelisk, non è Obelisco del Tiranno. Pensa che anch'io tutt'ora ogni tanto su Google lo cerco come Obelisco del Tiranno. È bellissimo, bellissimo il nome Obelisco del Tiranno, che veniva utilizzato nel cartone, però si doveva mantenere il nome originale nel cartone animato, quindi nel film è stato chiamato Obelisk il Tormentatore, perché la carta si chiama così. Obelisk il Tormentatore nega gli effetti di un mostro effetto che il tuo avversario controlla, e se lo fai, distruggi quella carta. E se hai fatto questo, per il resto di questo turno, i suoi effetti sono negati, così come gli effetti attivati e gli effetti sul terreno o mostri con lo stesso nome originale. E fin qui possiamo anche passargliela, è la parte dopo di aggiunta che mi preoccupa. Ricorda un po' il richiamato dalla tomba. Anche richiamato dalla tomba, sì. Poi, se questa carta è stata attivata durante la tua main phase, ricordo una magia rapida, puoi distruggere tutte le magie trappole che il tuo avversario controlla. A caso, è così. Pensate sia finita qua? No, perché ci piace leggere i libri nelle carte. Esatto. L'attivazione e l'effetto non possono essere negati. Questa carta quindi non può essere negata. Puoi attivare solo un pugno del destino per turno. Speriamo che venga tradotto Pugno del Destino in italiano, mandiamo subito una nota a Konami. Pugno del Tiranno. Fatto il danno. Fate non è Tiranno. Fatto il danno. Tyrant, Fist of the Tyrant. Ok, bene, 4 carte, ma mi sembra comunque una buona anteprima. Fino a giugno il tempo è lungo. Sicuramente Konami ci darà la possibilità di anticiparvi qualcosina prima dell'uscita, ma io non vi ho detto niente. Speriamo succederà, ma siamo abbastanza sicuri che succederà. Ovviamente poi non succederà niente, giusto solo quello, no? Nel caso io e Davide, perché Davide è particolarmente interessato a questi archetipi, a questi tipi di mostri. Non ve lo nego, sì, assolutamente. Non arriverà mai in cima alla mia importanza, perché in cima c'è True Draco, ma sono molto interessante. Vabbè, prima o poi fate uscire questi True Draco, anche lui. Mi mettete in mezzo a un'espansione con le divinità egizie, così diventa, almeno prendo una sola espansione. Esatto, risparmio. Ebbene, noi abbiamo detto tutto, penso. Potevate fermarvi al minuto 5, che vi perdonavamo lo stesso. Ma secondo me possono anche fermarsi al minuto 1 e qui fingi di staccare. Cioè non penso servano stimoli per preordinare questo. Metti un fade out sul... Siete dei pazzi se non preordinate questo, veramente. Bene, detto questo, ammettiamo una clausola importantissima. Sì. Ragazzi, noi non sappiamo come verrà strutturato il mazzo, perché non abbiamo spoiler. Certo. Ma sicuramente... questo è un mazzo per gli amanti del cartone animato, per gli appassionati dei duelli, free, easy, tutti quei duelli che sono magari fatti con gli amici, remote duel con l'amico, eccetera. Ma secondo me anche nei tornei locali dei negozi. Tornei locali, possiamo provarli, quando si potrà, se si potrà, eccetera. Sì, se si potrà ovviamente. Nei remote duel che organizziamo, mi raccomando, 13-14 gennaio, sì, 13-14 gennaio, 13-14 marzo... Mi raccomando, nuovo Remote Duel Invitational, ci saranno anche i tornei i tornei free per gli utenti, per i duellanti che non hanno tenuto qualificazione, potranno vincere un tappetino. Questi tornei sono a pagamento, ma sono a libero accesso per tutti, quindi non avete bisogno della qualifica, non c'è un invito. Mi raccomando, partecipate numerosi, anche perché gli ultimi tornei che sono stati fatti
insomma, c'è stato un bel aumento di interesse e di gioco. Sì, come sempre in Italia è un po' difficile far abituare le persone a un cambio così importante. Pian però piano, alla lunga. Pian piano. Oddio, pian piano. Speriamo di poter tornare a giocare sì. fisicamente presto. Però intanto ci accontentiamo. Ci accontentiamo e comunque ci stiamo accontentando bene, perché ci sono premi che Konami offre solo a questi tornei e noi siamo orgogliosi di darvi questi premi perché Konami per l'Italia ha scelto noi e siamo contentissimi. Detto questo, preordinate su tcgsales@digitalbros.com. Non l'ho scritto sbagliato nell'ultimo video, hai visto? Benissimo, speriamo sia giusto quello che ho detto, sì, mi pare di sì. Questi bellissimi mazzi, avete tempo fino all'8 marzo, mi raccomando, non c'è un altro tempo, quindi mi raccomando, preordinate in tempo. E preordinate anche i successivi, le successive uscite, King's Court, quello ha una deadline più alta, più in là, quindi ne parleremo più avanti. Se non l'avete già fatto, mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non dimenticatevi di visitare il mio canale. Anche? No, ma di qualcosa, perché dopo finito il video mi dice che non parla, quindi no, di qualcosa anche tu. No, ma quando me l'ho detto? Dovevi dire sì, è vero, adesso dico io qualcosa. No. Forum, blog, Sì, se volete seguire un forum dove il nostro Davidino sì. vi risponderà alle vostre domande insieme al nostro Alexino. Risponderà a tutte le vostre domande, sono stati in questo momento, in questo video, non lo sanno ancora, ma sono stati eletti come responsabili del forum. Sì! Altrimenti venite su thekingofgames.it, .it giusto? Sì. Ok, e ogni tanto mi confondo anche io tra .it e .eu, .it se volete leggere tutti gli approfondimenti sul Yu-Gi-Oh!, su altri giochi di carte collezionabili. Ci sono tutti gli articoli usciti fino adesso, sono tutti... Sì. Dite, abbiamo sì. veramente un forum? Cos'è un forum? C'è qualcuno che non sa dell'esistenza del nostro forum. Benissimo. Allora, approfittiamo di mettere solo in pressione thekingofgames.it per rimanere sempre aggiornati sui vostri giochi di carte preferiti, in particolare su Yu-Gi-Oh! E grazie a Digital Bros che ha confezionato questo video e vi ha fatto arrivare il video anche tramite mail. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Comprate deck divinità egizia. Ciao ciao! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.